In questa puntata di In Comune siamo andati a Pasean di Prato ed il nostro Alessandro Pomarè ha incontrato il primo cittadino, Andrea Pozzo. Caro Andrea Pozzo, ormai ci possiamo dare anche del tu. Complimenti per questo comune. Beh, io devo dire che questo è un comune di cui andare veramente fieri ed orgogliosi, anche perché è una realtà che è stata costruita con un sistema, diciamo così, di alta integrazione. Abbiamo tantissimi servizi sociali e una comunità all'altezza ovviamente di questi servizi. Anche questo fa molto piacere, perché il senso civico qui non manca, e devo dire che quindi si vive bene, si sta bene, è un bel posto dove venire ad abitare e a vivere. Caro sindaco, siamo d'accordo con lei, ma anche creare la propria attività e tenerla per tanto tempo, come ha fatto Laura. Lei con le sue mani accoglie i clienti, perché è una bravissima barbiera e una super parrucchiera. Grazie mille a te per questo complimento. Quello che a me interessa è rendere contento il mio cliente, la mia cliente, soddisfatta del lavoro, insomma, che le viene fatto nei capelli, nelle mani, nel viso, ecco, cioè dare un servizio completo. Ho cominciato praticamente a 14 anni, quest'anno sono 50 anni, non mi vergogno a dirlo, e siccome ho inaugurato il negozio per i miei primi 40 anni, allora a settembre preparatevi tutti che faremo una festicciola per ringraziare, insomma, tutti i clienti, perché ci sono 10 anni che sono in questa via, però insomma nel comune di Pasean di Prato ormai sono 20-25 anni. Raccontiamo un pochettino dei vari servizi che dai qui da te. Acconciature, uomo, donna, ho avuto la fortuna di imparare il lavoro, diciamo, da barbiera, da un insegnante che partecipava, diciamo, all'Associazione Nazionale Acconciatori Maschili, l'ANAM. Poi insomma ho imparato il mestiere di parrucchiera femminile nel corso degli anni, da vari parrucchieri in varie scuole, vari corsi, sempre corsi di aggiornamento. So che però sei molto operativa anche quando si parla di matrimoni. Certo, sì, insomma, quella è una bella soddisfazione, no? Preparare la sposa nel giorno più importante, e anche lo sposo, mi raccomando, cioè mica solo la sposa, no? Trucco, parrucco. Il lavoro ti piace tanto, eh? Sì. Cos'è la cosa che ti gratifica di più? Ma posso dirti la verità? La cosa che mi gratifica di più non è il colore, il taglio, la permanente, le mesh, la barba, è vedere il cliente soddisfatto, contento. Quale sarà il taglio dell'estate? Ma il taglio dell'estate, secondo me, cioè tutto quello che piace è il taglio dell'estate. Colori, colori, colori. Poi quando a qualcuno piace qualcosa, quello va di moda. C'è questo coupon che gira, portandolo a te si ha diritto anche un omaggio. Portando a me questo coupon, quando uno viene a farsi, insomma, i capelli o qualche altro servizio, c'è un omaggino come nuovo cliente. Tu sei molto operativa anche nel sociale. Allora, diamoci un taglio. Da quest'anno praticamente raccogliamo capelli di ciocche di 20 centimetri alle ragazze, le signore, insomma, che vogliono donare queste ciocche, per creare delle parrucche da donare ai malati oncologici. Tappi di sughero, primo anno abbiamo raccolto già 14 kg, che insomma per una realtà piccolina come la nostra credo che sia una cosa importante. Il devoluto va alla via di Natale di Aviano. Ciocche di capelli e tappi di sughero. Basta poco per ridare un sorriso alle persone. In cantiere però ci sono tante cose ancora da fare a Pasean di Prato. Pasean di Prato, anche se è, come dicevo, un comune estremamente ordinato e disciplinato, è un comune in grandissima espansione. E allora io, noi possiamo dire questa cosa, che negli ultimi 5 anni abbiamo avuto sicuramente alcune realtà che si sono insediate di grosse dimensioni, e i cittadini di Pasean di Prato ricorderanno, ma è giusto che insomma anche tutti i telespettatori lo sappiano. Noi a Pasean di Prato abbiamo una casa di riposo che è stata costruita 2-3 anni fa da 120 posti letto, c'è anche la previsione di una grande espansione. Questo è, insomma, un servizio importante per la nostra comunità, e non solo per la nostra comunità ma anche per tutto l'interno udinese e per la città. Abbiamo delle società molto grosse che si sono insediate sul territorio, grandi opere come il sottopasso di Santa Caterina, che si aspettava da quasi un secolo e che è stato realizzato, anche questo è un motivo di orgoglio, voglio dire, per tutta la comunità. Quindi una realtà in grande crescita e con cantieri aperti
aperti di grosse dimensioni. Quelli chiusi da poco, come il centro di aggregazione giovanile, ci consentono di dare degli ottimi servizi, che se vogliamo possiamo anche parlarne. Invece i nuovi cantieri, insomma, passando, si vedono. Ecco, io dico questo, che la misura di un'amministrazione, se è dinamica o no, si vede confrontando con Google Maps. Se la foto su Google Maps non corrisponde ai cantieri che si vedono, le opere che si stanno realizzando, significa che stiamo andando avanti. Ecco, se ne parla non corrisponde mai. Siamo curiosi di capire quali sono questi cantieri. Allora, un cantiere, diciamo, che è importante anche per motivi, diciamo così, sentimentali per la comunità, perché inciderà profondamente sullo sviluppo e anche sull'appetibilità di questa comunità, è la piazza che stiamo costruendo di fronte alla cooperativa a Coloredo di Prato e la pista ciclopedonale che collegherà con una camminata bellissima che passa attraverso delle corti, attraverso diciamo il retrostante dei cortili, quindi con tutti questi muri in sasso veramente caratteristico e tipico un po' della cultura friulana, collegherà la chiesa a questa piazza di fronte alla cooperativa di Coloredo di Prato e da qui fino al polifunzionale al Parco Rodari. È un'opera che si attendeva da quasi 30 anni, l'abbiamo realizzata e devo dire che secondo me è un bel respiro e anche un bel modello di sviluppo, perché anziché fare piste ciclabili a fianco delle strade, noi stiamo mantenendo la viabilità ordinaria per le auto e stiamo creando invece le piste ciclopedonali in, diciamo, corrispondenza di altre traiettorie, in modo che non ci sia una intersezione tra i due e in piena sicurezza anziani, mamme e bambini possono spostarsi, raggiungere i punti aggregativi, i punti poi ludici, di gioco, ma anche di cultura, perché abbiamo delle bellissime scuole di musica, la Filarmonica di Coloredo di Prato, la Scuola di Musica di Passons, che insomma è bello che poterci arrivare anche in piena sicurezza. Poi c'è un altro grandissimo problema, che sono la realizzazione degli appartamenti per l'housing sociale, e si tratta di oltre 30 appartamenti, un investimento di diversi milioni di euro, che ha consentito di demolire quelli che erano ormai dei ruderi fatiscenti e che stavano rappresentando un elemento di pericolosità alle porte dell'ingresso della città, perché proprio sulla Pontebbana e in via Roma, quindi era il biglietto da visita. Ecco, oggi creeremo questi appartamenti che hanno una caratteristica secondo me straordinaria, cioè consentono alle famiglie che hanno dei redditi ma non tali da potersi permettere l'acquisto di una casa, di poterlo fare, pagare un affitto e poi alla fine, magari nel tempo passa, trasformare queste locazioni in una capitalizzazione e un riscatto, e questo consente, diciamo, di avere la casa a chi in realtà non se lo potrebbe permettere, ma non una casa di edilizia popolare scadente, case con classificazioni energetiche altissime e di altissima qualità. Ecco, io credo che tutte le famiglie è giusto che abbiano dignità e casa, e questa ritengo sia la risposta più seria anche per chi obiettivamente in un momento di difficoltà potrebbe non farcela. Case nuove, case ristrutturate. L'importante è avere un tetto per la nostra famiglia. Vediamo chi ha incontrato il nostro Alessandro Pomarè. Impresa del Bianco, professionisti nel costruire il futuro. Io so che siete molto presenti sul territorio, vi occupate di tanti cantieri che ristrutturano delle zone molto molto importanti per il Friuli Venezia Giulia e non solo. Ma veramente la ristrutturazione è stata sempre il nostro forte, cioè nel senso che noi abbiamo ristrutturato diciamo edifici importanti. Adesso proprio in questo momento stiamo lavorando per le Generali, stiamo ristrutturando a Cacognani e diciamo a Oleis presso la loro azienda agricola, il top di gamma delle Generali. Poi diciamo nel centro di Udine abbiamo fatto diverse cose, no? Non so, potrei partire dal Castello di Udine, ai Mori, a Piazza San Giacomo, al Duomo, l'elenco sarebbe abbastanza lungo. Ecco, abbiamo cercato di mettere la professionalità massima che noi potevamo dare. Grazie anche ai miei collaboratori che mi hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, nei momenti belli, cioè con grande professionalità, insomma, mi hanno aiutato, perché senza questo personale non sarei riuscito a fare. C'è qualche cantiere futuro che stai realizzando, qualcosa in partenza? In questo momento sto facendo due palazzine, diciamo in via San Rocco a Udine, dove sono degli appartamenti bellissimi da vendere, no? Lei pensi che sono diciamo al grezzo di questa costruzione, ho già venduto il 50%. E dopodiché, oltre a questo diciamo lavoro in proprio di via San Rocco, abbiamo una lottizzazione a Godia. E poi abbiamo anche, stiamo lavorando a Pasian di Prato. Il terzo ZAP è in corsa e adesso lì, grazie anche al sindaco che si dà molto da fare. Io spero che nell'arco di poco
possiamo partire con i lavori, no? Così diciamo diamo più spazio, diciamo, alle aziende, perché Pasian di Prato è alle porte di Udine ed è comodo perché abbiamo l'autostrada, abbiamo, diciamo, è collegata con Pordenone, cioè la viabilità è perfetta. Meglio acquistare una casa nuova o meglio ristrutturarne una? Quindi che consiglio ti senti di dare alle persone magari che ci stanno guardando, che sono magari in dubbio sulla scelta? Se il restauro, no, viene fatto in un edificio di pregio, allora sì, altrimenti conviene demolire e rifare. Il costo è, diciamo, quasi simile, il nuovo e la ristrutturazione, la differenza è poca, diciamo 20%. Ecco. Quale sarà la casa del futuro? Io sono comunque tradizionalista, io so che le mie case, le case che facciamo noi, durano per generazioni, se sono fatte bene, hanno il comfort, sono antisismiche, insomma hanno tutti i comfort del mondo, no? E pertanto io consiglierei alle persone di continuare nel modo tradizionale. Quando compriamo casa stiamo attenti ai servizi che un comune offre, però gli spazi verdi sono indispensabili. Si parlava di aggregazione, ci sono dei parchi veramente molto molto interessanti dove si aggregano intere famiglie. Eh beh sì, due sono straordinari. Uno è il Parco Azzurro di Passons e l'altro è il Parco di Via Missio. E sono due parchi che abbiamo preso in mano, come parco tradizionale, quindi semplicemente piante e percorsi, e l'abbiamo trasformato attraverso la realizzazione di strutture e soprattutto di giochi per ragazzi, perché poi ovviamente i bambini escono e perché non stiano proprio tutto il giorno davanti ai tablet e agli smartphone, forse è meglio che facciano un po' di vita aggregativa, e è chiaro che avere dei giochi a disposizione e questo aiuta. Noi abbiamo fatto investimenti di centinaia di migliaia di euro e oggi i nostri giochi sono all'avanguardia, probabilmente i migliori della regione, cioè la qualità non è superabile, abbiamo la teleferica, abbiamo i castelli, abbiamo un sacco di possibilità di gioco e di aggregazione dai bambini più piccoli fino ai ragazzi, in un parco nel quale poi ci sono anche tanti servizi, e questo aiuta i genitori o i nonni che accompagnano questi ragazzi a fare a loro volta aggregazione, quindi una comunità che è viva, non è soltanto un dormitorio. Tra l'altro noi abbiamo una settantina di associazioni che operano, quindi la nostra è un territorio, è una zona, diciamo, che effettivamente offre tantissimo in tutti i settori. Diciamo che questo aspetto, l'aver creato soprattutto a Pasian di Prato un bel parco a ridosso delle scuole, del centro di aggregazione giovanile, consente di fare una bella sinergia, perché i ragazzi studiano, giocano e poi hanno un luogo dove possono stare insieme, dove in parte recuperano quando c'è qualcosa che c'è da recuperare con il dopo scuola, con le lezioni e con il fatto anche che ci saranno lezioni di musica, e questa è importante, noi siamo un comune a grande vocazione musicale, e possono anche stare insieme in un contesto che però è libero ma è anche disciplinato, quindi consente a tutti i ragazzi di vivere bene il tempo libero e quindi non sprecare del tempo e fare questa cosa, evitando poi di essere purtroppo, diciamo così, isolati, come succede molto spesso nei contesti urbani. Pasian di Prato ha una caratteristica di grande urbanità, però purtroppo a volte anche dove ci sono tante persone ci sono pochi contatti. Invece noi riusciamo a conciliare queste due condizioni, coniugare sia l'aspetto aggregativo sia l'aspetto comunitario di una comunità che comunque ha quasi 10.000 abitanti. Però a Pasian di Prato troviamo anche locali pubblici, dove magari possiamo sorseggiare un buon calice di vino friulano o degustare le nostre specialità. Caro Pietro, che locale accogliente! Grazie. Su un'idea mia e della mia compagna, avendo avuto altri locali, quando siamo venuti qui è uscito fuori il nome Al Viandante. Perché Il Viandante? Il Viandante siete voi. Quindi la gente che va e viene, quindi viene direttamente qui da noi, noi siamo gli ostieri del Viandante. Il Viandante nasce per cercare di modernizzare ciò che era l'osteria una volta, ma portarla agli anni di adesso, cioè quindi il 2020. Essendo che qua è sempre stata un'osteria vecchia di 100 anni, perché qua siamo alla vecchia cooperativa di Pasian di Prato, quindi prendendo questo posto qui, la scelta nostra aziendale è stata: apriamo alle 6:30 di mattina e partiamo con le colazioni. Ma non è solo caffetteria, qui adesso si potrà anche mangiare, c'hai anche le tartine, le bruschette, possiamo fare i panini, possiamo fare anche da mangiare. Io faccio il cuoco da 30 anni, quindi ho girato parecchio anche all'estero, e
ho una cucina un po' particolare, non è saporita, quindi cerco di far valorizzare quelli che sono i prodotti primari, quindi se mangi una spaghetti alle vongole senti il sapore del mare, delle vongole. E così l'obiettivo qua del viandante è di fare un menù quindicinale, quindi trovare quello che è il prodotto primario, elaborarlo e far mangiare il prodotto finito, quindi la pasta fatta in casa, i gamberoni freschi, il filettino di pesce, la pepata di cozze, e variare da carne, pesce e selvaggina. A breve apriamo un laboratorio di pizza, quindi produciamo tutte le cose che tu vedi qui nel nostro locale, sono state prodotte direttamente da noi. Entro il 15 marzo apriremo questo laboratorio di pizza, dove faremo la pizza metro, mezzo metro, maxi, classica. Tu vieni qui al viandante, mentre ti sorseggi un buon vino, puoi ordinare la tua pizza per portarla a casa, oppure puoi chiamare noi, ordinare la pizza e noi te la portiamo a casa. Puoi ordinare i tuoi banchetti, puoi ordinare i tuoi rinfreschi, se hai voglia di fare un battesimo, non sai dove andare, possiamo organizzarti noi quello che è tutta la mise en place e fartelo a casa. Non facciamo altro che darti un servizio, perché sono i viandanti. Una volta alla settimana vorremmo fare la pericena accompagnata live, quindi uno può venire qui, farsi la pericena, è un evento creato che può essere o di carne o pesce, dove noi creiamo un piatto. Un aggettivo per descrivere il comune di Pasean di Prato. Ma non ho aggettivi da poter dire com'è il comune di Pasean di Prato, perché mi hanno accettato 2 mesi fa a me e alla mia compagna, quindi non ho modo di poter giudicare il comune di Pasean di Prato, ma posso semplicemente dire che il sindaco, che è nostro cliente, è ganzo. Il nostro Alessandro Pomarè ne avrebbe veramente bisogno. Vediamo se prende la palla al balzo. Gioco, aggregazione, divertimento, ma anche tanto sport a Pasean di Prato. A Pasean di Prato c'è ogni tipo e ogni disciplina di sport. Devo dire che stiamo facendo in questo momento degli investimenti molto, molto importanti sul polisportivo comunale. C'erano 2 esigenze. La prima, che il polisportivo non era attrezzato per tutta la fruizione di ragazzi che c'è oggi, e questo è un problema, diciamo, un problema di quelli che al sindaco piace, perché se ci sono tanti ragazzi, tanti bambini, tanti ragazzi che vanno a fare sport, è un segnale estremamente positivo. Quindi ben vengano gli investimenti, che oltretutto si tratta di investimenti di qualche milione di euro per la realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuove e di, anche di bagni e servizi per poter fare, diciamo, lo sviluppo di questo polisportivo, ed è un elemento estremamente positivo. Contemporaneamente abbiamo altre discipline. Io non voglio dimenticare gli investimenti e il lavoro fatto insieme con la società di basket locale, che ha consentito nel mese di luglio, agosto dell'anno scorso, di portare addirittura Pasean di Prato, insieme con le maggiori città d'Europa, a far parte del circuito dei palazzetti per gli europei di basket. Infatti avete un palazzetto molto molto bello, molto molto interessante, e ancora da conoscere. Sì, è ancora da conoscere, però diciamo che è ancora da conoscere perché l'abbiamo trasformato in una struttura di rilevanza internazionale. Oggi facciamo parte proprio del circuito delle città che ospitano campionati internazionali, e devo ricordare che tante nazionali, ma non so, la Croazia, la Russia, la Francia, l'Estonia, l'Israele, hanno giocato nel nostro palazzetto, per questo motivo d'orgoglio, tant'è vero che l'indicazione città Pasean di Prato è praticamente comparsa sugli schermi di praticamente di tutta Europa, e è una soddisfazione perché noi in questa maniera riusciamo a creare un circuito virtuoso col Carnera di Udine. È chiaro che le manifestazioni della nazionale sono state svolte in città, e noi abbiamo però consentito di offrire alta qualità e di fare in modo che l'intero campionato si svolgesse in questa zona, e per noi questa è una grande soddisfazione. Noi siamo pronti quindi e abilitati a sostenere qualsiasi tipo di campionato internazionale, avremo ancora campionati internazionali, e questo diventa un volano e una forza anche per la nostra associazione. Io ringrazio anche il basket locale, perché Pasean di Prato, Libertas Pasean di Prato, sta facendo un grandissimo lavoro e ci ha dato un'assistenza insieme con la federazione, e questo è molto importante, perché la federazione italiana basket si è messa proprio completamente a disposizione per dirci quali erano gli accorgimenti e quali erano gli interventi per far sì che una struttura
di queste dimensioni potesse entrare in questo circuito. Gli investimenti sono stati fatti e abbiamo scoperto di avere un gioiellino, questo insomma ci fa molto piacere e speriamo che sia anche da stimolo per i ragazzi che, un po' guardando la televisione, un po' guardando gli atleti e i campioni direttamente dagli spalti, forse possono prendere esempio per la vita o anche per i più dotati, anche per la professione, perché no, speriamo che qualche campione venga fuori anche da Pasen di Prato, è già successo, quindi speriamo si ripeta. Care mamme, non preoccupatevi, mandate pure i vostri figli a fare lo sport, anzi è molto importante fare sport, tanto ci pensa lui. 4, vedete, un qualcosa di veramente innovativo, molto molto utile a tutti, perché qui si parla di self service, lava e asciuga. Esattamente, i servizi sono duplici, quindi puoi lavare, puoi asciugare, puoi lavare ed asciugare. Quindi a seconda delle esigenze invernali, estive, ci sono anche clienti che vengono solo ed esclusivamente ad asciugare nei periodi in cui asciugare a casa diventa difficile. Una lavatrice a casa magari potrebbe contenere 5 kg di vestiti? Dalle 5 ai 7 kg il taglio domestico usuale. Tu arrivi fino ai 20 kg se non erro? Fino ai 20 kg, che è una macchina che in questo momento sta andando, quindi con 20 kg o di bucato misto o in quello spazio la classica trapunta, il copertone del cambio stagione, è la lavatrice più usata per i grossi carichi ovviamente, oltre alle due piccole e una media da 14 kg, quindi per coprire più o meno tutte le esigenze di qualsiasi cliente. Generalmente quanto tempo si sta a lavare il bucato? Un ciclo mediamente dura dai 30 ai 45 minuti a seconda del tipo di programma e della lavatrice scelta. È ovvio che per la lavatrice grande il riempimento dell'acqua significa passare più tempo, su una lavatrice piccola meno. Ovviamente nel programma che possiamo andare a vedere, che parte dal freddo per arrivare al molto caldo, anche questo indica un tempo di lavaggio che alla fine verrà segnalato sul display. Dal 30 gradi che sta a 30 minuti al molto caldo che sta a 40. Questi sono i tempi tecnici per un lavaggio in una lavanderia self-service. Calcolando i tempi di lavaggio e i 30 minuti medi di un'asciugatura, l'utente finale in circa un'ora può pensare di aver lavato ed asciugato ed essere diretto verso casa. Nell'ultimo ciclo di lavaggio viene inserito l'igienizzante che permette alla macchina di essere igienizzata, quindi un'igiene per il cliente successivo, ma al tempo stesso un ottimo risultato sulla qualità del lavaggio, perché il detersivo più l'igienizzante sono ottimi. Quando tu hai caricato una asciugatrice non oltre il 50%, avrai un tempo ottimale, un risultato ottimale in termini di temperatura e un risultato ottimale in termini di non stropicciamento, uso questo termine, del bucato. Perché tante volte vedo asciugatrici caricate così e ovviamente non avranno la possibilità di stirarlo manualmente. Una volta, dopo i 30 minuti, quindi un buon carico, la piegatura di felpe, intimo, jeans, tutte, vai a casa e riponi, ti resterà una camicia da stirare. Manca solo una piccola parte che nell'arco del 2020 verrà coperta, e cioè per i nostri pelosi, perché avere una struttura con la soluzione per i nostri amici pelosi, e a me ancora manca, ma per poco. 2 ore alla settimana in una lavanderia self-service seria possono cambiare notevolmente il tempo a disposizione dei clienti, e il tempo sarà la risorsa più importante che potremo avere nel futuro. Tanti altri comuni invidiano un po' Pasean di Prato per il loro centro di formazione. Altro fiore all'occhiello della regione e naturalmente anche di Pasean di Prato, il centro di formazione dell'ENAIP. Ma certo, noi abbiamo tra l'altro creato una sinergia tra tante realtà molto importanti. L'ENAIP è una di quelle fondamentali, perché consente di offrire formazione molto importante a diverse categorie e soggetti di persone che ne hanno bisogno, dai ragazzi fino alle persone che devono riqualificarsi, perché in un momento in cui il mondo del lavoro è entrato in difficoltà, è chiaro che soltanto chi ha delle qualifiche specifiche può diventare appetibile. Questo succede a Pasean di Prato, in un contesto nel quale formazione, sport, cultura e servizi sanitari e socioassistenziali si integrano tra di loro, creando delle forme di virtuosismo molto, molto alto, molto importante. Al giorno d'oggi è molto importante imparare un mestiere. Chissà che magari un giorno potrai aprire la tua attività. Caro
Pier Alessandro, Auto Friuli, una realtà incredibile a Pasean di Prato, che servizi date? Siamo un'officina multimarche, centro revisioni, reparto pneumatici e reparto industriale per quanto riguarda i radiatori. Tutto nasce dalla casa del radiatore. Dopo passaggi generazionali ho rilevato io l'attività e adesso ci stiamo evolvendo con l'evolversi dell'economia, del commercio, del nostro settore. 50 anni di storia e insomma una tradizione che si porta avanti da lungo tempo. L'azienda è una struttura abbastanza grande, in sviluppo sostanzialmente. Disponiamo di 8 tecnici qualificati che tirano avanti il reparto di officina multimarche, dove appunto c'è un centro assistenza per quanto riguarda auto nuove, usate, manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi abbiamo appunto il centro revisioni quelle biennali solite. Poi abbiamo un reparto gomme, dove appunto facciamo anche offerte spesse volte durante l'anno per tutti i nostri clienti, e poi c'è il reparto storico appunto di lavorazioni industriali per quanto riguarda la realizzazione di radiatori. Adesso mi sono trovato a gestire una realtà così grande che stiamo cercando di sviluppare al meglio, offrendo ai nostri clienti il miglior servizio possibile al giusto prezzo per avere il massimo della soddisfazione da parte loro. Fare un collaudo generalmente quanto tempo ci si impiega? Ci si impiega 25-30 minuti, salvo imprevisti. Si può prenotare via Facebook, WhatsApp, mail o telefono, ed è una lavorazione veramente immediata che si può attendere qua in sede nella nostra sala d'attesa. Io so che siete anche molto social, possiamo trovarvi anche sui canali social? Sì, assolutamente, utilizziamo spesso la pagina Facebook che ci permette di farci conoscere e di dare la possibilità a nuovi clienti di usufruire delle nostre promozioni e dei nostri servizi. Questo lavoro ha scelto te o tu hai scelto questo lavoro? Diciamo che entrambe le cose, un po' il destino, un po' ovviamente una mia passione nel voler tirare avanti una tradizione ormai storica della nostra famiglia. Cos'è per te Pasean di Prato? Beh, Pasean di Prato è la casa del radiatore della marmitta e la nuova casa di Auto Friuli. Auto Friuli, solo il meglio per la vostra auto. Questa prima parte In comune a Pasean di Prato finisce qui, ma vi aspetto domani sera, stessa ora, stessa rete.